25 luglio, quanti santi, ma c'è la domenica che prevale sui ricordi di questi santi. Il primo, San Giacomo, Giacomo il maggiore per distinguere dal minore, è il primo apostolo martire, quindi il protomartire degli apostoli. Giacomo è uno di quei prediletti del Signore, con Pietro e Giovanni, assistette alla trasfigurazione, all'agonia del Getsemani. Dice, ma come mai è andato a finire agli estremi confini della terra? Cioè, a quei tempi era la Spagna, considerata ai confini della terra conosciuta. Siamo, quando fu ucciso da Erode, i cristiani raccolsero il suo corpo e poi fu trafugato e portato in Spagna. Compostella, Compostella perché a un certo punto scoprirono il corpo perché c'erano delle luci dove era sepolto. E nel 1075 fecero una grande basilica, Santiago de Compostela. Ci sono stato, c'ha quattro aperture. Ed ogni apertura si protende verso un pezzo di chiesa enorme. Immaginate quanto sia grande. Ma c'è un'altra, Santa Venera, patrona di Acireale. San Giacomo, patrono di Caltagirone, ma patrono anche di tanti altri paesi. E non dobbiamo dimenticare, e non voglio dimenticare, Beato Antonio Lucci, dei frati minori conventuali, amico di San Francesco Antonio Pasani, aveva tanti amici che a un certo punto dissero a te ti faranno santo, a me invece no, oppure mi faranno molto dopo. E infatti San Francesco Antonio Pasani, lui è rimasto beato, Antonio Lucci, vescovo di Bovino, nelle Puglia, si distingue per la dottrina, ci sono parecchi libri contro i giansenisti, e si distinse per la grande povertà, per la grande carità verso i poveri, tanto che fino alla morte si privò anche del necessario per darlo ai poveri. Il Vangelo di questa domenica di San Giovanni, capitolo sesto, che per altre domeniche si proterrà a farci conoscere l'essenza del capitolo sesto, che è quella dell'Eucaristia. Leggiamolo, capitolo sesto. Versetti dall'1 al 15. Dopo questi fatti Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e lì si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina
la Pasqua, la festa dei giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Dicevo così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Ci sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani. Pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Nel Vangelo di San Giovanni non c'è mai la parola miracoli, guarigioni, liberazione dai demoni, ma soprattutto vengono chiamati segni, perché hanno sempre un significato. Ecco, molta folla lo seguiva perché vedeva i segni che faceva. E poi in seguito dirà che non avevano capito. Ma infatti la moltiplicazione dei pani, che viene riportata anche dai sinottici, tanto è importante. La moltiplicazione dei pani è descritta in modo tale da introdurre il concetto che il pane che lui dà, che Gesù dà, è il pane comune, il pane distribuito, il pane moltiplicato, è il segno del pane del cielo, dell'Eucaristia. Infatti i sinottici con San Giovanni hanno lo stesso linguaggio riguardo all'introduzione della moltiplicazione. Alzò gli occhi al cielo, prese il pane, lo spezzò, qui dice che lo distribuì, nei sinottici invece lo diede ai discepoli perché lo distribuissero. Qua siamo sulla montagna, c'è un significato pure, e gli altri sinottici nel deserto, per fare comprendere che tanta folla lo seguiva da parecchi giorni e quindi
quindi era necessario dare loro da mangiare. Quindi è l'introduzione del grande miracolo, il grande miracolo dell'Eucaristia, quindi è segno dell'Eucaristia, con le parole che sono tutte d'accordo, i quattro Vangeli, che si dicono per la consacrazione. Alzare gli occhi al cielo, benedire, spezzare il pane e distribuirlo. San Giovanni ha fatto notare, distribuisce lui stesso. E fa notare che è lui, Dio, Dio che dà da mangiare. Nel Salmo responsoriale c'è scritto: la mano di Dio si aprì per dare da mangiare a tutti i viventi. E in un Salmo 54 dice: buttate tutta la vostra preoccupazione nel Signore ed Egli vi darà da mangiare. La traduzione normale dicono: buttate tutta la vostra preoccupazione nel Signore ed Egli vi sosterrà. Mentre il latino parla ed ipse, butta la tua preoccupazione ed ipse, te nutriet, lui ti nutrirà con la sua parola, ti nutrirà col pane del cielo. E perché la gente capisse che era un segno e non una soluzione economica, fuggì addirittura per andarsene sulla montagna tutto solo perché volevano farlo re. Gesù fa capire che il suo regno non è di questo mondo, ma il suo regno ha tutto un altro significato, ha tutta un'altra situazione e tutto un altro progetto che noi dobbiamo accettare, adorare, credere e fidarsi in tutte le situazioni. Amen. Dobbiamo essere grati al Signore per quello che ci ha lasciato, perché per essere sempre in mezzo a noi l'intelligenza divina, imperscrutabile, proprio da Dio, prendere il pane, lavoro dell'uomo, il pane semplice, e farlo diventare Dio per dare da mangiare e darsi da nutrimento per tutti noi. Fortunati noi che crediamo nella realtà del corpo, sangue, anima e divinità. Non abbiamo bisogno di altri miracoli. Se si vivesse veramente la Santa Eucaristia, questo rendimento di grazie, e la gente cristiana battezzata capisse il valore eccezionale della Santa Messa, tante cose
che metterebbero al loro posto tante cose. Perché dice ancora il Salmo 54, una cosa ha detto Dio, due ne ho udite, il potere appartiene a Dio ma non appartiene agli uomini. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e protegga, il Signore faccia risplendere se voi volte vi dia la sua misericordia. Io rivolgo il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente su quelli che soffrono, specialmente per quelli che non hanno pane, che soffrono la fame, che sono soli, disperati, scartati. Perché per l'intercessione dell'Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Giacomo, Santa Venera, il Beato Antonio Lucci, Vescovo di Bovino, Francescano Conventuale, tutti possiamo comprendere il valore dell'Eucaristia, che non è soltanto un rito, ma una bomba di energia superiore all'atomica. Vissuta bene diventa una partecipazione per tutti gli uomini. Amen. Alleluia, alleluia. Buona domenica e buona festa e buon onomastico. Benediciamo Giacomo, Venera e via di seguito. Pace e bene.